Qualche giorno fa ho visto un video fatto dalla simpatica compricola di Casaleggio Associati. A mio discapito. Ora, nel video ci sono molte imprecisioni e falsità, che magari sarebbe anche interessante approfondire in un video dedicato. Ma in realtà oggi mi voglio soffermare su una tesi ben precisa, cioè questa. 2054. Il lavoro che conoscevamo è scomparso. Dedichiamo l'1% della nostra vita al lavoro. Un quarto d'ora. Tra 30 anni lavoreremo un quarto d'ora al giorno. Il tema di fondo che Casaleggio ci vuole comunicare con questo video è che tra 30 anni non ci saranno abbastanza posti di lavoro per tutti e quindi sarà necessario il reddito minimo universale. Tesi molto interessante, che però può essere confutata da molti punti di vista. Oggi però non lo faremo utilizzando degli studi molto più autorevoli di Casaleggio. In realtà utilizzeremo dei dati dell'Istat, buonsenso e un pizzico di matematica finanziaria, che non ci fa male. Prima di iniziare però una piccola premessa molto importante. Il miglior economista, come il miglior futurologo, non sa veramente quello che accadrà tra 30 anni. Ad esempio, chi l'avrebbe mai detto che 20 anni dopo Snake l'utilizzo principale dei cellulari sarebbe stato questo? È arrivato il momento di fare il nostro giochino con la nostra amata matematica finanziaria. Prendiamo Gianni. Gianni lavora e ha un diploma. In Italia guadagna in media 11,54 euro all'ora. Franco, invece, lavora e ha una laurea triennale e guadagna in media 13,85 euro all'ora. Perfetto, laurea tutta la vita quindi. Beh, in realtà non proprio. Infatti prendiamo come esempio un caso molto comune tra gli studenti universitari, e cioè quello che prima di entrare nel mondo del lavoro e quindi guadagnare 14 euro all'ora, bisognerà investire almeno 3 anni in istruzione universitaria e quindi non guadagnare nulla perché saremo concentrati a studiare e a superare i nostri esami. Graficamente la situazione è la seguente. Gianni inizierà a guadagnare meno ma da subito, mentre Franco inizierà a guadagnare di più ma solo dal quarto anno. Quindi si pone il quesito, quando riuscirò a recuperare il gap di 3 anni di mancato stipendio? Ok, se pensate di rispondere a questa domanda sommando tutti gli stipendi di ogni lavoratore e quindi di usare praticamente questa formula che eguaglia gli stipendi di Gianni e Franco per capire l'anno in cui le rette si incontrano, beh, avete bisogno di una forte dose di WhatsApp Economy. Infatti, per rispondere alla nostra domanda bisogna utilizzare una piccola formula finanziaria, non troppo complessa, ma che ci dà la giusta risposta. Praticamente questa formula ci dice che 10 euro guadagnati tra 3 anni valgono meno rispetto a questi. 10 euro di oggi. Tutti gli stipendi che i nostri lavoratori guadagneranno in futuro vengono chiamati flussi di cassa e questa formula è una sorta di macchina del tempo chiamata attualizzazione. Praticamente ci dice quanto valgono adesso 10 euro guadagnati tra 3 anni, ad esempio. Grande gioco! Una volta rese mele e pere tutte banane, possiamo sommarle e vedere quando le due rette si incontreranno, o meglio capire in quanti anni l'investimento in una laurea triennale verrà ripagato. Capite la teoria, andiamo sulla pratica. In quanti anni in Italia rientreremo dall'investimento di una laurea triennale? 15-20 anni. In Italia un laureato riuscirà ad accumulare la stessa ricchezza di un diplomato in media in 15-20 anni di tempo. In realtà dipende molto da dove viviamo. Infatti, secondo uno studio del Sole 24 Ore, se a Roma o Milano ci impieghiamo 10 anni per recuperare dall'investimento, se vivessimo a Pescara ci impiegheremmo 16 anni, a Ferrara 40 anni e a Viterbo addirittura 77 anni per recuperare questo investimento in una laurea triennale. Ma come mai queste differenze territoriali? Semplicemente perché grazie alla mia laurea triennale a Milano riuscirò a ottenere uno stipendio maggiore rispetto a quello che avrei ottenuto se avessi cercato lavoro a Viterbo. E questo stipendio più alto mi permette di recuperare più in fretta i 3 anni di mancato stipendio, senza considerare il fatto che a Milano è molto più facile trovare lavoro rispetto a Viterbo. Quindi stiamo considerando una situazione ottimale nel quale appena finita la laurea riusciamo a trovare il lavoro. In questi calcoli inoltre non abbiamo considerato i soldi investiti nella nostra istruzione durante i 3 anni di università.
Se infatti ipotizziamo un costo di 10.000 euro all'anno per campare all'università, secondo i miei calcoli il tempo medio in Italia per ripagare una laurea triennale cresce a 29 anni, con tutti i differenziali territoriali che abbiamo appena visto. Ti lauri con un anno in ritardo? Beh, considerando i costi dell'università, dovrai aspettare 41 anni per riuscire ad accumulare la stessa ricchezza che ha accumulato un diplomato. Ora, il modellino che vi ho presentato in realtà è molto semplificato e non tiene conto di molte variabili, che non sto qui a dirvi perché non è questo il tema del video. Però è utile a farci capire tre cose. Primo, la laurea in Italia non è sufficientemente valorizzata. Se infatti nei paesi OCSE un laureato in una laurea triennale guadagna in media il 59% in più rispetto ad un diplomato, in Italia questo differenziale arriva solo al 39%. Bisogna considerare anche che i salari crescono in base all'età e all'esperienza che avete accumulato durante tutta la vostra carriera. Quindi se avete tra i 25 e i 34 anni, questo differenziale di salari tra diplomati e laureati in Italia scende al 19%, contro una media OCSE del 38%. Beh, ma voi mi direte, avere una laurea ti aiuta a trovare lavoro? Beh, questo è sicuramente vero, anche se il differenziale tra il tasso di occupazione dei laureati e il tasso di occupazione dei diplomati è pari solo al 10,2% a favore ovviamente dei laureati. È bene sottolineare però che la scelta nell'intraprendere o meno un percorso universitario non dipende solamente da un fattore economico, anche se questo rimane un grande disincentivo ad ottenere una laurea triennale, almeno triennale, in Italia. Secondo punto, troppi campanili e questione meridionale. Roma e Viterbo sono due province adiacenti, eppure sono la seconda e l'ultima in questa classifica dei gap salariali tra laureati e diplomati. Queste differenze economiche si riversano anche nelle preferenze politiche. Infatti possiamo vedere come nei centri urbani più sviluppati la gente preferisce dei partiti politici più progressisti in generale, in media, mentre nelle periferie e nelle province, dove appunto l'economia è più debole, la gente preferisce dei partiti politici più conservatori. Questi differenziali economici, a parte le scelte politiche che genera, creano uno spaccato all'interno della società che ovviamente crea dei problemi da risolvere, senza parlare della questione meridionale che si ripresenta anche sotto questo argomento di differenziali salariali tra diplomati e laureati. Terzo punto, automazione, il punto cruciale del video. Se è vero che tra 30 anni non lavoreremo più e quindi il nostro stipendio dipenderà dal reddito minimo universale, beh, allora in molte province già da adesso non conviene ottenere una laurea triennale. Se infatti nel nostro grafico mettiamo un limite temporale di 30 anni, oltrepassato il quale il nostro stipendio non dipenderà più dalla nostra istruzione, allora la scelta economica di intraprendere o meno una carriera universitaria dipenderà da quanto vale la somma di tutti i flussi di cassa attualizzati fino al 29° anno. Quindi a Ferrara, Viterbo, Mantova, Campobasso, Venezia e tante altre province non conviene già da ora ottenere una laurea triennale, perché tra 29 anni avremo guadagnato di più andando a lavorare fin da subito con un diploma rispetto ad aspettare 3 anni di formazione, ottenere una laurea triennale e poi guadagnare dal quarto anno in poi. Ah! Troppe informazioni, cerchiamo di fare un breve recap prima di andare oltre. Il fatto che tra 30 anni il nostro stipendio non dipenderà più dal nostro livello di istruzione può influenzare la nostra decisione di intraprendere o meno una carriera universitaria. Presa per vera la previsione di Casaleggio, già adesso in molte province non conviene a livello economico investire 3 anni in università. Ma sta accadendo tutto ciò nella realtà? Tra il 2014 e il 2018 in Italia le persone con un'istruzione universitaria sono aumentate del 2,4%. Contro un 3% della media europea. Noi come al solito sotto la media nelle statistiche che contano. Inoltre, almeno per adesso, non c'è un'emergenza università per quanto riguarda i flussi di studenti che dovranno iscriversi da qui ai prossimi anni. Almeno a me non risulta. Una cosa vera nel video in realtà c'è, e cioè che tra 30 anni effettivamente molti lavori di adesso non ci saranno più. Ma è ingenuo pensare che non se ne creeranno di nuovi. Anche questa roba qui. Io non mi sarei mai immaginato 10 anni fa di parlare davanti a una telecamera di economia e questa cosa potrebbe diventare un lavoro. Un altro esempio sono i corsi universitari che si sono adattati alle richieste del mercato e un esempio su tutti è il corso per influencer che
Nonostante l'opinione pubblica lo reputi una cosa stupida, per me ha un suo senso di esistere. Ma sono nati anche altri corsi che 15 anni fa non riuscivamo neanche ad immaginare. Ad esempio quello sulla digital transformation, quello appunto sull'intelligenza artificiale, data analyst, computer science, big data e tutto il resto che è inerente alla trasformazione digitale o comunque sul mondo digitale. Come quando negli anni 60 gli agricoltori si spostarono in massa verso le città lasciando che i campi venissero coltivati con le macchine, con la differenza che oggi non ci sono nuovi lavori in fabbrica ad aspettarli. Ah, e a quanto pare c'è anche un'altra novità da riferire al nostro casaleggio, e cioè che viviamo in una società post-industriale, non siamo più negli anni 60. La ricchezza di un paese è sempre meno collegata alle fabbriche e all'industria pesante, e anzi è collegata sempre più a questo. Si parla sempre più di capitale umano e non di capitale tecnologico o artificiale. Insomma, niente panico, l'uomo è ancora al centro della quarta rivoluzione industriale. La formazione sarà sempre più cruciale in futuro, soprattutto quella post-universitaria o comunque quella durante il periodo lavorativo della nostra vita. Con un mondo in continua evoluzione, pensare che una laurea triennale o una laurea magistrale ci possa dare tutti gli strumenti per poter lavorare per i prossimi 40 anni, beh, ragazzi, questa è semplicemente un'illusione. Indovinate un po' quale nazione fa pena in questa statistica riguardante la formazione post-universitaria? Beh, sì, l'Italia. Nei paesi OCSE siamo ultimi nelle persone che sanno usare internet in maniera complessa e diversificata. Gli adulti in formazione in Italia sono il 30,2% contro una media OCSE del 42%. Gli anziani con scarse capacità cognitive e digitali sono il 32% in Italia contro una media OCSE del 17,1%. In più l'OCSE ci dice che i lavoratori più esposti al rischio dell'automazione partecipano meno in formazione continua, che è uno dei fattori per sfuggire proprio dall'automazione. Vi consiglio fortemente di dare un occhio a questo documento di 2 pagine redatto dall'OCSE, che è illuminante sulle sfide che l'Italia deve affrontare per stare al passo con il futuro. E come se non bastasse, proprio mentre stavo scrivendo questo video mi sono imbattuto in delle dichiarazioni di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, che affermava proprio che la formazione e l'istruzione sono le armi principali per scappare dall'automazione. Ad esempio, io ultimamente sto iniziando ad imparare dei linguaggi di programmazione, che ovviamente un'istruzione manageriale non mi ha potuto fornire. Però secondo me conoscere l'HTML, come tanti altri linguaggi di programmazione, è come può conoscere l'inglese. Sono dei linguaggi per poter comunicare con il mondo lì fuori. Per concludere, cosa sta facendo il nostro amico casaleggio? Sta facendo una scenario analysis, pratica molto comune sia in campo economico ma anche in quello manageriale. In pratica funziona così. Si prendono 2 variabili, intelligenza artificiale e lavoro, e ci si chiede come potranno interagire tra 30 anni. Per casaleggio, disoccupazione umana e quindi la necessità di implementare un reddito minimo garantito. Guarda caso l'evoluzione del reddito di cittadinanza, soluzione politica che hanno implementato gli amici del Movimento 5 Stelle. Ora, siamo belli concentrati. Lo scenario di casaleggio è sbagliato? In realtà no, il punto è che è molto improbabile. Ma andiamo per ordine. Quando si fanno queste scenario analysis, in realtà si creano 4 scenari e non uno solo. Infatti, prese le variabili intelligenza artificiale e lavoro, bisogna porle in un diagramma cartesiano in questo modo. Intelligenza artificiale forte, intelligenza artificiale debole, lavoro umano e lavoro android. Solo in questo modo possiamo avere una visione completa di quello che potrebbe accadere in futuro con queste 2 variabili e non avere una impostazione predeterminata come quella nel video. Quindi casaleggio si pone in questo punto del grafico con un'intelligenza artificiale molto forte e praticamente una disoccupazione umana, quindi un totale lavoro androide, raccontandoci nel frattempo tutte le sue storie futuristiche del caso senza citare fonti o estrapolando dati a caso. La situazione attuale invece è qui, un'intelligenza artificiale ancora molto stupida e con il lavoro umano che è aumentato negli anni. Ad esempio in Europa tra il 2002 e il 2018 il tasso di occupazione è aumentato di 6 punti percentuali, contando anche la crisi del 2008. Un altro scenario che si può porre nel quadrante in basso potrebbe arrivare con una crisi economica, ad esempio. Il mio scenario invece si pone qui. Ora, mi piacerebbe molto condividere il mio scenario con voi, ma sono molto curioso del vostro scenario e di come la pensate in base a queste 2 variabili che abbiamo messo nel grafico e quindi in quale quadrante voi mettete il vostro futuro tra 30 anni. Prima di costruirvi il vostro scenario è importante sapere alcune cose. Innanzitutto, nessuno dei 4 quadranti può essere escluso dalla nostra analisi,
perché appunto, come abbiamo già detto prima, non sappiamo realmente cosa potrà accadere in futuro e quindi non possiamo escludere nulla perché tutto è possibile. Il punto del discorso è che alcuni scenari sono più realistici e altri meno. Più fonti, dati e dettagli mettete nel vostro scenario e più questo diventa realistico e probabile che avvenga in futuro e quindi più degno di un'analisi. Ma soprattutto create la vostra storia, argomentate e spiegate perché alcune cose dovrebbero avvenire nel vostro scenario, stando sempre attenti che più si entra nel dettaglio e più si ha la probabilità di sbagliare, perché ovviamente non abbiamo certezza di quello che accadrà in futuro, è sempre bene ricordarlo. Esistono dei workshop per queste scenario analysis che più o meno fanno queste cose che io ho cercato di spiegarvi brevemente, che si fanno pagare anche abbastanza profumatamente. Invece voi, che fortunelli, gratis. Maledetta tecnologia. Aspetto i vostri scenari, pubblicateli su Instagram, commentate qui sotto, mandatemi un'email, producete un video e se magari mettete l'hashtag WhatsApp scenario 2050 riuscirò anche a leggervi o a guardarvi. Io vado a fare i miei video perché farò una serie di video riguardanti il futuro per poi alla fine concludere con un video sul mio personalissimo scenario che vi andrò a spiegare. Quindi io vado a lavorare sui miei video, voi andate a lavorare sulla vostra roba e sul vostro scenario e poi ci confrontiamo, ok? E ricordate, se non vi occupate di economia, l'economia si occuperà di voi. Ciao!